Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Hogwarts Mystery qua su Vanessa in TV. Allora, andiamo subitissimo a dare da un po' da mangiare ai nostri animali. Allora, Snoso, aspettiamo un attimo. Prima iniziamo questo qua che ci serve di più. Allora, creiamo un legame col Porlock. Ok, e nutriamo anche, già che ci siamo. Tanto da mangiare ne abbiamo, che ne ho farmato un po', quindi. Guarda come se lo prende per bene se lo mangia, lol. Attenzione. Perfettissimo. Perfetto, perfetto. Vabbè, e io qua non so se nel caso ci serve anche a lui, io glielo do comunque, però. Tanto ne ho di mangiare, quindi non è un problema. Ragazzi, voi se state giocandolo ancora questo gioco qua, a che punto siete? Ditemi un po', sono curioso. Ok, perfetto. Intanto guardo un secondo qua, come ho messo, infatti 2 di 5. Ok, devo quindi dargli 5 volte da mangiare. Vabbè, ma questa è abbastanza easy, non è un problema. Allora, andiamo alla trasfigurazione, andiamo un po' a vedere che cosa ci attende. Imparare meglio, dai, voglio vedere come se ci fa imparare meglio la professoressa McGranit. La tua etica del lavoro mi ha davvero stupito, Helsing. Hai fatto grandi progressi nella trasfigurazione sia in classe che durante le lezioni private. Grazie, professoressa. Credo che ora sia finalmente pronta a imparare Revelio. Sì, presta attenzione. L'incantesimo Revelio viene utilizzato per mostrare la vera forma delle cose e per rendere visibile ciò che è invisibile. Iniziamo. Ok, quanto? 3 ore, va benissimo. Concentrati, Helsing. Ok. Concentriamoci. Perfetto. Facciamo questo qua da 3. Non so se era meglio quello da 3 o da 4. Era meglio quello da 4. Vabbè. Fatto una cavolata. Ah no. Ok, perfetto. Pensavo fosse di quelli che ogni stella ti dava qualcosa. Ok. Perfettissimo, allora. 5. Ok. 4. Perfetto. E qua c'è 3 e qua è 5. No, facciamo 5. Continuiamo a botte di 5. Naturalmente con l'energia delle pubblicità riusciamo ad andare avanti. Allora, sono andato a prendere un po' di energia qua e là in giro per il livello, come al solito. E ora vediamo un po' cosa. Se cosa riusciamo a fare, diciamo, ragazzi. 4. Sì, dai, facciamo questo qua da 5 che dovremmo riuscire a completare. Aspettiamo un secondo i minuti. Ed ecco qua la quinta. Ora puoi provare a lanciare l'incantesimo Revelio, Helsing. Proprio R? Va bene. Figata. Reveglio. Figata, ragazzi. Ben fatto, signor Helsing. So che troverai utile questo incantesimo. Può rivelare messaggi, travestimenti e perfino passaggi segreti. È giunto il momento di tornare a quel corridoio per vedere che cosa posso trovarci. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi, yeah. Bella lì. Ottimo. Quindi abbiamo imparato a Revelio. Ha imparato a Revelio, benissimo. Stasera perlustreremo il corridoio ghiacciato. Da 3 ore, vabbè. Poi quindi lo faremo. Allora, ragazzuoli. Potremmo già andare da Rowan, però voglio prima andare a fare riparo. Vi spiego perché. Visto che già prima abbiamo fatto delle cose e ne avevamo ancora abbastanza potenza, visto che comunque siamo a 12, 11, 11, secondo me dovremmo essere già a 13 e passa. Secondo me conviene che facciamo prima reparo, così intanto prendiamo un po' di punti. Lezione di reparo. Benvenuti a lezione di trasfigurazione. Oggi impareremo reparo, un incantesimo utile per riparare gli oggetti rotti. Partiremo con una lezione su come aggiustare gli oggetti con reparo. Fate attenzione, vi metterò alla prova.
Ci metterà alla prova, ragazzi, attenzione. È brava la McGranit. Ok. Leggiamo la lavagna. Va bene. Studia. Perfetto, sii premuroso. Leggi lavagna. E leggi il libro, direi. Mizzica ce ne mette però per completare. Mappamondo? Dai. Ok, ha preso la prima stella. Vai con 40. Perfettissimo, esatto. Ora vediamo se avete prestato attenzione. Quale incantesimo useresti per aggiustare un paio di occhiali? Riparo. L'ha appena detto. LOL. Va bene. Ottimo. Altri punti che non fanno male. Perfettissimo. Dimostrazione di riparo. E ora vi mostro come lanciare riparo nel modo corretto. Osservate. 5. Ok. Cosa pensi? Pensi alla McGranit, cioè. Ok. Guarda. Fai attenzione. Ok. Non c'ho più energia. Ok, come al solito ci prendiamo l'energia dalla pubblicità del gioco. Perfetto, dai che ci prendiamo la seconda stella, forse, forse. Vediamo. Oh, seconda stella, yuppie due. Eh no, voglio energia. Quindi andiamo a 29. Questa è la parte più importante, fate molta attenzione. Ok. No. Da migliorare. Cavolo, ho sbagliato. L'ho fatta troppo indietro. Vabbè, fa niente, dai, su. Ogni tanto può capitare. Sembra costipata la McGranit, io ve lo dico. LOL. Studiate il capitolo sugli incantesimi di riparazione. Ok. Qua sicuramente dovremmo passare qualcosa a Rowan, perché Rowan ci guarda in maniera strana. Perfetto. Naturalmente non riusciremo a far tutto, però almeno qualcosa riusciamo a farcela. Allora, niente ragazzi, ci vediamo direi dopo che andiamo avanti con con l'energia, comunque così vediamo di completare il reparo. Quindi, a dopo. Allora, reparo, vediamo un po' a che punto siamo arrivati. C'è solo quello o questa bozza che ci sta? Vai, condividi. Sempre qua. Scrivi. Ok. Piega. Direi che va bene. Dovrebbe andare bene così. Forse la stellina la prendiamo. Non ancora. Attenzione. Allora te tieni infiato. Yeah, stavolta ce l'ha dato. E ci prendiamo questa. Ok. Psst, passami quel biglietto. È bellissimo. La faccia che fa Roma quando deve passare il biglietto, guardate che faccia. E adesso si esalta, boh. Così. Il nostro personaggio, ricordiamo che è costipato in questi momenti. Fa la faccia costipata. Memorizza la forma del calderone. Ok. Cercate di visualizzare nella mente l'oggetto aggiustato. È l'unico modo di far funzionare correttamente il riparo. Considera, e consideriamo. Cosa vuoi considerare, dimmi. Concentrati, leggi i compiti, vai. Ok. No, sussurra Rowan no, perché è solamente uno. Ah, vabbè, stavolta forse sussurra Rowan potrebbe anche andare bene. No, facciamo esamine. Che mi sa che è meglio. No, veramente? Sussurra Rowan? Non ci credo, ragazzi. Cioè, non me lo sto dando giusto. Vabbè, ma 4 e 5 no, però. E vabbè. Facciamo 5.
la quarta stella. Vai. Dovreste riuscire a visualizzare la mente dell'intero oggetto. Ora provate. Ah, che figo. Tac. Che figo il simbolo del calderone. Attenzione. Ok. Preparate a lanciare il reparo. È arrivato l'ora, lanciate il reparo. Ok. Osserva. Concentrati. Ok, ragazzi, allora facciamo anche questi qua. Ci prendiamo i classici 10, visto che abbiamo le 20 di... come si chiama? Le 20 gemmine, ci riusciamo a prendere 10. Sempre meglio che niente, dai. Ok. E qua prima che finiamo ce ne vuole. Due. Guardate Rowan dietro che non sa che cosa fare. LOL. Ok, facciamo un giro che vediamo l'energia. Perfetto, torniamo subito a lezione che vediamo un po', anche se mi ha fatto un po' poco secondo me di energia, non so se basteranno. 4, prova l'incantesimo, vediamo se... ma non so. No, infatti, ci manca veramente uno sputo, ci manca, ragazzi. Peccato. Ok, niente ragazzi, torniamo dopo con gli ultimi pezzi, c'è l'ultima energia. Rieccoci ragazzi, allora. Finiamo il reparo. Così vediamo che cosa succede. Ecco qua, completato. Vai. Ora lanciate il reparo. Vediamo. Oh, perfetto, ragazzi. E gli ha preso anche 5 stelle. Più 10 punti della casa, yeah. E quindi anche questo è fatto. Va bene, ragazzi.